su quello che sarà il ruolo del parlamentare a 5 Stelle. Tutti si chiedono un po' quello che il Movimento 5 Stelle potrà fare in Parlamento, come si comporterà. Secondo me, secondo il Movimento, quello che dovrebbe caratterizzare l'operato del parlamentare a 5 Stelle si può riassumere in 3 punti: trasparenza, partecipazione e buon senso. Trasparenza, perché noi vogliamo rendere trasparenti tutti gli iter procedurali delle formazioni delle leggi e dell'approvazione delle stesse, in quanto spesso e volentieri molte leggi vengono approvate secondo iter che non sono regolamentarmente validi oppure costituzionalmente validi, che poi vengono sanate in fase di approvazione. Quindi noi vorremmo rendere pubblico come ogni legge viene votata, come ogni legge viene discussa e se ha rispettato l'iter procedurale. Trasparenza anche dal nostro punto di vista, in quanto noi vogliamo che tutte le proposte che portiamo avanti vengano pubblicizzate tramite internet, tramite la rete e possano venire discusse da chiunque e chiunque le possa vedere. Ogni parlamentare avrà il suo blog, avrà la sua pagina Facebook, il suo profilo Twitter, insomma ogni canale a disposizione per poter interagire con il cittadino. La partecipazione, perché noi vogliamo far sì, come diceva Andrea in apertura, che il gap tra il cittadino e l'amministrazione, in questo caso lo Stato, si riduca il più possibile. Quindi noi vogliamo far partecipare tutti alla stesura di una qualsiasi proposta di legge tramite il nostro portale nazionale. Ogni parlamentare ha sottoscritto un impegno che è quello di presentare le proposte di legge che vengono approvate dal 20% della base del Movimento 5 Stelle, quindi portarle in Parlamento per un'eventuale discussione. Inoltre, da quando è iniziata la campagna elettorale, ogni candidato al Parlamento, come ogni candidato regionale, riceve decine di appelli da parte di associazioni ambientaliste, animaliste o associazioni che promuovono energie rinnovabili e via discorrendo. Quindi noi come partecipazione vorremmo che queste associazioni non considerassero noi come persone da delegare per le loro proposte. Noi vogliamo che queste associazioni, questi cittadini possano partecipare direttamente alla vita politica anche dell'intero paese. Buon senso, perché come si diceva in precedenza, noi non siamo per un no se, un sì se, noi vogliamo che le questioni vengano decise e valutate con buon senso, quindi prenderemo al vaglio ogni proposta proveniente da qualsiasi gruppo politico, la analizzeremo, la discuteremo in rete, la discuteremo tra di noi, la emenderemo, la modificheremo come più ci aggrada, e se una proposta di legge per secondo noi, secondo i cittadini, sarà valida, verrà votata anche dal Movimento 5 Stelle. Questo è l'intervento che volevo fare. Buon movimento a tutti.